Io ringrazio, ringrazio gli organizzatori di averci invitato a questo evento e vorrei continuare sulla falsa riga degli interventi precedenti, cioè capire come mai nel passaggio dalla dimensione urbana inserita in un contesto agricolo e ambientale e naturale si è arrivata poi a questa situazione in cui i dati dell'ISPRA ci confermano ogni secondo perdiamo 7 metri quadrati, quasi 8 per cemento e asfalto, e quindi stiamo veramente sciupando un patrimonio che i paesi del nord Europa, è vero che appunto costruiscono le case delle farfalle tropicali eccetera eccetera, ma la loro fauna, la loro flora sono estremamente più poveri della nostra. L'Italia ha un patrimonio naturale enorme e sarebbe veramente un peccato che non lo si valorizzasse con quello che è il percorso più naturale, vale appunto questo che è stato proposto in questo convegno. Perché faccio questa premessa? Perché i miei colleghi Walter Bellucci e Pietro Massimiliano Bianco mi avevano preparato una presentazione di fiume che ho dovuto un pochino tagliare, che ho lasciato comunque in PDF per gli atti del convegno, in cui si parlava proprio dello sviluppo sostenibile, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e tutti questi principi basilari che però vanno a cozzare con quella che è la guerra in atto. La guerra in atto è quella che le wildflowers di Betty Piotto, quando crescono in mezzo ai sassi, hanno una linfa estremamente povera, non ci sono amminoacidi, cioè sì e no, un po' d'acqua e un po' di sali minerali. Quando l'agricoltore, per aumentare la produzione, inizia a usare i concimi e a pompare proprio la produzione, chiaramente queste piante sono rigogliose e nella loro linfa scorre qualunque sostanza nutritiva. Arriva di lì un parassita, lo succhia e dice diamoci alla testa e comincia a riprodursi in maniera... Allora il contadino che ha investito in fertilizzanti per cercare di aumentare la produzione si vede diminuire il raccolto per via dei parassiti e lì nasce la guerra. Perché? Perché come tutte le guerre ci si rivolge all'industria bellica, e chi è che produce queste sostanze? Stranamente sono le stesse ditte che poi producono proprio le armi chimiche e queste altre cose. Ma questi pesticidi appunto nascono proprio per cercare di arginare una esplosione, diciamo, di vitalità di alcune specie che noi riteniamo dannose per i nostri interessi economici. E allora che facciamo? Le sterminiamo usando il napalm o similari. E quindi ci troviamo anche in un sistema in cui appunto nella biosfera ogni giorno vengono liberate 250 milioni di tonnellate di prodotti organici di sintesi, di cui 2 milioni di tonnellate di pesticidi. In Italia ne abbiamo quasi 3 kg a testa ogni anno. E ovviamente di queste sostanze solo una piccolissima parte, un decimo appunto, raggiunge il bersaglio, e il resto ovviamente è a disposizione dell'ambiente. È vero che adesso ci sono nuove sostanze che sono meno durevoli, sono più efficaci, però comunque determinano, adesso andiamo proprio a scavare, alterazioni nella rete trofica, nella contaminazione delle acque, residui tossici nei prodotti alimentari. Ogni giorno abbiamo delle denunce di qua o di là per questa cosa, e poi appunto quelle che sono le conseguenze anche sulla salute sia dei consumatori che degli operatori del settore. Ovviamente però c'è anche un effetto collaterale naturale, nel senso che un parassita, un invertebrato che ha un ciclo di vita di pochi mesi se non settimane, farà in fretta a selezionare dei ceppi che sono resistenti a quella specifica molecola,
e quindi nell'arco di poco tempo queste armi che noi abbiamo sviluppato con grandi coste, con grandi sciupio di ambiente, poi alla fine si rivelano inefficaci perché la natura ha evoluto delle forme resistenti e quindi aumentiamo le dosi, aumentiamo l'efficacia cambiando le molecole, mettiamo delle altre cose e piano piano incidiamo su quelle che sono invece appunto le parti naturali della catena alimentare, compresi gli stessi predatori naturali di questi parassiti. Allora, nelle aree urbane ovviamente c'è una specie, come diceva giustamente il dottor Lucy, c'è una specie di fobia della natura, gente abituata a vivere nell'asfalto e nel cemento e qualunque cosa che si muove va sterminata. Per cui si utilizzano insetticidi dentro casa, si utilizzano disinfestazioni per strada, diserbanti sul bordo della strada e nelle ferrovie e poi appunto le derattizzazioni e così via. Queste sostanze incidono pesantemente, sono proprio i responsabili dell'inquinamento chimico delle acque. Aumentiamo questo carico considerando che su una superficie artificializzata l'acqua non viene assorbita dal suolo e quindi in qualche modo fermata, ma ruscella, cioè proprio scorre in maniera veloce. Questo da una parte innesca meccanismi di erosione, per cui una perdita ulteriore di sostanza organica dal suolo e quindi una perdita di fertilità, ma anche proprio un aumento di queste sostanze che vengono movimentate e portate poi nei corsi d'acqua e finiscono poi al mare. Quindi queste sostanze in qualche modo hanno poi un problema su quelle che sono appunto le conseguenze di più ampia scala, nel senso che noi non ci rendiamo conto, per esempio, di quanti pesticidi vengano portati in città dagli storni che migrano giornalmente per andare a mangiare nelle campagne. Queste deposizioni, che sarebbero un fertilissimo guano, quello che c'è, non so, alla stazione Termini, potrebbe essere utilizzato. Poi in realtà, quando uno fa l'analisi mineralogica o chimica, si accorge che dovrebbero essere trattati come rifiuti. E allora appunto ci sono situazioni in Nord Europa dove sono stati verificati questi casi di contaminazione dell'ambiente, ma anche da noi ci sono questi casi. Adesso parlo in questo momento del progetto del BINET, che è un progetto della rete rurale nazionale che si occupa appunto di monitorare tutti i composti che derivano dalla produzione del miele, quindi miele, cera, propoli, pappa reale e così via, all'interno dei quali sono state trovate queste sostanze e in percentuale impressionante, perché poi appunto uno non pensa che tutto è correlato, a parte appunto l'effetto butterfly che in qualche modo può scatenare uno tsunami chissà dove. Beh, quello che noi stiamo cercando di fare è proprio quello di attivare questo tsunami, cioè mobilitare la sensibilità dei cittadini per cercare di far capire che non è la chimica la soluzione, ma l'integrazione dell'uomo con la natura. All'inizio di quest'anno è stato varato proprio il piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che è un termine un po' criptico per metterci dentro pesticidi, insetticidi, erbicidi, rodenticidi e quant'altro. Questa è una sfida importantissima, non solo agli operatori del settore, ma anche proprio alle fette di indotto che sono correlate con l'agricoltura. Perché appunto queste sostanze entrano appunto in maniera subdola all'interno dei giardini pubblici, dei campi sportivi, come giustamente veniva ricordato, questi prati verdi così all'inglese, in realtà vengono mantenuti
con una, un'azione chimica importante. E queste armi chimiche adesso, con il piano d'azione nazionale, verranno messe al bando o comunque sostituite con altri sistemi che sono più compatibili. A questo punto io cerco di andare più sul senso della mia intervento, proprio perché una delle attività che sono state causa di irrorazioni veramente spregiudicate è quella della difesa dalla zanzara tigre, dalla Aedes albopictus, che appunto è particolarmente aggressiva, ha un'attività diurna, ha una velocità di attacco con cui si poggia, punge e quindi lascia proprio il segno, anzi molte volte punge più volte, perché basta che uno si muove e punge 2 centimetri più in là, quindi è veramente fastidiosa. Poi c'ha questa resistenza delle larve e un'estrema velocità a riprodursi, tant'è che appunto è stata portata nei container degli pneumatici dall'estero. Ovviamente appunto ci sono due tipi di lotta, quella che può essere fatta efficacemente sulle larve e quella che può essere fatta in maniera veramente poco efficace sugli adulti. Queste lotte sulle larve, oltre ai prodotti che possono essere messi nelle caditoie, nei tondini, può essere fatta anche semplicemente mettendo una griglia, una zanzariera sotto il tombino, in modo che le zanzare non possano uscire dalla fogna o comunque andare a riprodursi lì dentro. Quella sugli adulti, sì, è vero, si può usare la paletta o la racchetta elettrica, ma poi principalmente ci si affida a questa immagine del flit, no? Di una volta, che poi appunto si è scoperto era cancerogeno e è stato bandito. Allora, quello che è importante è capire che l'utilizzo degli insetticidi nebulizzati dovrebbe essere una cosa straordinaria, solo in quei casi in cui veramente ci sono nuvole di adulti che diventano un problema anche sanitario, e in particolari aree, altrimenti bisognerebbe lavorare in maniera più ecologica. Oltretutto appunto c'è da tenere conto che nella città è pieno di sostanze tossiche, dal benzene, appunto la benzina tra virgolette verde che ci fa venire il tumore, a tante altre sostanze che ci indeboliscono. Avere delle sostanze che in qualche modo entrano nel nostro metabolismo e ci inibiscono la sinapsi nervosa, per cui ci intupidiamo, ci rimbambiamo, non ci ricordiamo le cose, facciamo delle stupidaggini, sembra una cosa non possibile a queste concentrazioni così basse, ma quando c'è un cocktail di sostanze che appunto attacca in maniera concorrente l'organismo, il rischio non viene sommato ma viene moltiplicato, e quindi c'è effettivamente un problema di fondo. Nature ha fatto nel 2010 questo articolo su un'ipotesi un po' azzardata: cosa succederebbe se venissero estirpate tutte le zanzare? In realtà appunto in natura non succederebbe mai, nel senso che l'estinzione dei pulicidi in generale vedrebbe infiorire di altri parassiti che magari sarebbero ancora più aggressivi, ancora più pericolosi. In realtà appunto nonostante in effetti sia un problema sanitario enorme, pensiamo solo ai casi di malaria, ci servono a capire che la nostra specie si è allargata un po' troppo. 7 miliardi di persone o 9 nel 2050 come è stato previsto non sono sostenibili per questo pianeta. L'anno scorso le risorse del pianeta sono finite ad agosto e quindi abbiamo utilizzato mezzo anno di riserve di questo anno, quindi andiamo veramente verso un collasso globale se non ragioniamo. Questo posso saltarlo perché tanto ne abbiamo già parlato, era solo per dire che appunto poi questi
questi insetti sono un problema locale che va risolto nell'arco di 200-300-500 metri, non c'è bisogno di fare gli interventi galattici con queste irrorazioni così pericolose. E niente, questa è la mappa della distribuzione della zanzara tigre in Italia e questa è appunto un'elaborazione che abbiamo fatto di quanto la diffusione all'interno del contesto nazionale è favorita proprio dall'urbanizzazione incontrollata e dal degrado ambientale, perché poi come tutte le specie invasive, se ci sono dei predatori naturali che intervengono, il problema non si pone. Noi in Europa abbiamo avuto la lumaca killer che ha fatto strage di orti nel nord Europa, in Italia non si è mai sentito un problema perché questa specie già era presente e abbiamo fior di predatori, tra cui le stesse lucciole che sono degli ottimi predatori di lumache, però appunto risentendone poi, perché magari se la lumaca ha mangiato il lumachicida, la lucciola non si sviluppa. E quindi ci sono appunto gli effetti tossici, adesso mi salto un pochino perché mi rendo conto che poi preferisco lasciarveli leggere, nel senso che è sicuramente un testo anche troppo approfondito, però quello che vorrei veramente sottolineare è il fatto che sono pericolosi. Questo per esempio è una sostanza che viene utilizzata per inibire la crescita degli insetti e viene utilizzato come lotta alle larve, ma altri sistemi possono essere appunto quelli che abbiamo sotto il tetto qui della città dell'Alta Economia, le rondine che vengono a mangiare e che ogni giro si portano via decine e decine di insetti, alcune piante che predano le larve, i pipistrelli che sono stati già citati, oppure altri sistemi, compresi appunto quelli che adesso stanno entrando nel mercato per combattere in maniera saggia, cioè senza avere degli effetti collaterali pericolosi per la salute, l'utilizzo appunto di specie predatori acquatici, oppure appunto l'utilizzo di essenze che sono coprono l'odore dell'uomo e lo proteggono, così come vestirsi di chiaro, perché la moda dice di giorno devi vestirti di chiaro e poi la sera di scuro, perché di giorno sul chiaro le zanzare non si poggiano. Se tu ti metti un paio di pantaloni neri vedrai che tutte le zanzare tigre del quartiere ti puntano, perché sanno che lì ci può essere del cibo. E quindi appunto anche utilizzare queste essenze lungo i campi, oltre a favorire appunto il passaggio e la sopravvivenza delle farfalle e degli altri insetti utili, permette anche di combattere questi organismi. Un altro sistema molto efficace è questo batterio, Bacillus thuringiensis, che appunto, come potrete leggere, perché adesso taglio diciamo tutta questa parte, risolve diciamo il problema. Una cosa su cui però non si parla mai è che anche l'erbicida che viene utilizzato per pulire i bordi strada può essere estremamente pericoloso sia per la salute sia per l'ambiente, e non solo per le piante. Adesso abbiamo fatto un caso studio sul glifosato, che è una sostanza allucinante che distrugge quasi 4.000 delle 7.800 piante che ci sono in Italia, ma è stato visto che è anche pericoloso proprio per gli animali e in qualche modo anche per la salute umana. Allora queste sostanze vengono date con estrema superficialità e bisognerebbe fare in modo che i comuni, le amministrazioni, anche gli stessi condomini limitino questo utilizzo, perché si tratta proprio di sostanze che entrano nella rete naturale portando danni e impatti notevoli. A livello dell'uomo appunto sono state proprio dimostrate squilibri della flora intestinale, infiammazioni, allergie alimentari, intolleranza al glutine,
che tutti dicono ah sono diventato civile, no, forse hai mangiato troppi pesticidi. E poi appunto i casi più inquietanti, il glifosato è la base del Roundup, cioè questo diserbante che tutti i paesi che utilizzano piante geneticamente modificate li hanno prodotti proprio per essere resistenti al glifosato. Ebbene, l'utilizzo di queste sostanze ha determinato proprio una correlazione netta tra l'utilizzo del glifosato e i casi di autismo negli Stati Uniti, oppure la celiachia e le applicazioni di glifosato. E questo chiaramente pone veramente un problema politico notevole, perché se poi andiamo a vedere le differenze che ci sono sui danni genetici o sul rischio di un linfoma non Hodgkin tra la popolazione esposta e quella non esposta, ecco qui che i dati parlano da soli. Quindi in conclusione arrivo proprio alla sintesi, dobbiamo cercare di evitare una contaminazione globale, dobbiamo cercare di fare a scala locale delle piccole azioni che permettano la sopravvivenza della natura, e soprattutto dobbiamo far crescere quella che è la nostra dimensione più spirituale, cercando di elevarci da un problema materialistico: quanto guadagno per questo, quanto sto bene in una città piena di farfalle e di fiori. Grazie.